Quest'Olana 48 di Alessandro, di Porcari, Porcari, sì, Porcari, provincia di Lucca. Mi scrive qui. Modifiche da fare. Scheda 120 canale. Eco Roger Beep. Aumentare la modulazione. Ed eventualmente aumentare la potenza. Però non di tanto. Perché ho il lineare da pilotare max 10 watt di ingresso. E poi una controllata generale che vada tutto bene. Grazie. Saluti Alessandro. Allora, proviamo. Un po' di luce. Oh là! Questa è la potenza, ma io sono in AM e la sono in banda laterale. Annaggia, ancora la giornata non è finita. Volevo dire, prova 1, 2, 3, prova. Potenza e modulazione, nemmeno 4 watt. Ola! Siamo al massimo, sì. Lo apro e comincio a fare qualcosa. Questo è il suo interno, finale 2078. Quindi, siccome tutte le cose con la scheda FM non entrano, tutte le cose che mi sono state chieste, gli ho mandato un'email per vedere se dobbiamo eliminarlo oppure dobbiamo tenerla. Nel frattempo incomincio con i preliminari, fare le solite cose, così magari me le trovo pronte quando poi devo fare il resto. Conferma arrivata, eliminiamo la scheda FM. Allora Alessandro, anche la tua radio è pronta. Vediamo quello che è stato fatto, sperando di non farmi sfuggire qualche cosa. Partiamo col dire che, per quanto riguarda la potenza, visto che tu hai detto che devi usare un lineare, ti ho messo questo array di diodi, ne ho tolto uno perché sennò era troppo bassa poi, e quindi usciranno 4-5 watt per pilotare il lineare. Poi ti spiego come si fa. Poi ho messo il finale maggiorato con tutti i componenti relativi qui nel gabbiotto. Ho messo la scheda dei 120 canali in questa posizione, la scheda eco con il Roger Beep incorporato, con integrato della Behringer BL3208, oscillatore BL3102 dalla parte di sotto, solite cose. Spegniamolo per evitare di fare guai. Scusate, imbroglio ogni volta queste. Allora, questa è la parte sottostante. Come puoi vedere Alessandro, l'intervento non è stato molto invasivo, tutto messo per bene, fili e il resto. Ingabbiato la scheda madre come faccio di solito per evitare fughe di radiofrequenze che potrebbero andare a disturbare la scheda dell'eco con il ritorno, con l'effetto Larsen. Niente, da questa parte che c'è da dire più niente, dobbiamo solo chiuderlo e provarlo. Allora Alessandro, la radio era quasi morta con quell'illuminazione, ti ho messo pure l'illuminazione verde, un po' aggressiva diciamo, e pure questa è omaggio perché nemmeno si vedeva l'illuminazione che c'era. Quindi canali alti si illumina rosso l'S-meter, normali sono verdi, quelli bassi sono di colore blu. Questo è rimasto invariato. Da qui si inserisce l'eco alzando e anche il preascolto. Non c'era forse bisogno perché questo potenziometro chiude bene, anche se l'eco è inserito, lo facciamo tutti in senso antiorario, l'eco non si sente. Potenza minima
questa qua così, quando vuoi incalzare la potenza metti a PA, che possiamo considerarlo come acronimo, si dice, sinonimo, PA, potenza alta. Non ho studiato, non le scuole, e certi termini me li invento oppure esistono veramente, non lo so. Prendiamolo a ridere. Allora, siamo con la potenza minima, abbiamo, mettiamo un po' di luce. Sono 6 watt. Hola, 20 in modulazione. Hola, hola. Andiamo con la massima, così abbiamo detto. E abbiamo 10 watt. Hola. Guardiamo quello di sopra. Hola, arrivo a 25, 26, forse qualcosa in più. Hola. Quindi mettiamo l'eco, abbiamo detto così, mettiamone un filo. Prova. Ora attenzione, attenzione alla frequenza, cambio, cambio. Ora. Forse di meno. Poi eventualmente, Alessandro, ti segno su un foglio di carta se vuoi cambiare le regolazioni sulla scheda, forse per abbassare un po' le ripetizioni se pensi di tenerlo alto, se no se ne va per i fatti suoi, però io ti consiglio di lasciarlo così, perché scusate che suono alla porta, non è il più bello ogni volta, scusate, la vicina, i miei non ci sono, è proprio sul più bello, tac. Allora, stavamo dicendo, io ti consiglio di, forse di meno, di lasciarla così. Se poi la vuoi alzare, vai sul trimmer che poi ti indicherò e abbassi le ripetizioni. Allora, attenzione, attenzione alla frequenza, cambio, cambio. Anche la velocità, il delay si può regolare. Se ti sembra troppo veloce, questo lo puoi ancora rallentare. Se ti sembra troppo lento, lo puoi incrementare sino al punto di avere un riverbero. Allora, attenzione, attenzione alla frequenza, cambio, cambio. Dico sempre cambio, cambio, perché è quello che fa durare di più la scia, E qualcuno potrebbe dire, è sempre cambio cambio, dice, sì, non so fare la voce del camionista e dico cambio. Hola. E questo è tutto, anche per la radio di Alessandro. Grazie per aver visto il video, anche questo video, oppure oggi vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.